Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della Mad Band. Dove sono appena morto? Esatto, sì, c'è anche Elsinar con noi. Allora, tutti potete siamo lasciati che stavamo trovando un po' di glowstone. E l'ho trovata perché io sono... Vein miner, non usare più vein miner. Ok, ho uno stack tipo metà qua di glowstone. E la mia CPU ha detto che oggi non vuole che io registri. Però chi se ne fa? Torniamoci a casa. E si c'è tanta gente lì vicino? Lì vicino al portale? Sì, c'è il mondo, io fuggo. Tu fuggi e io come fuggo? Non lo so. Arrivo, ah, ah, c'è un verme che mi attacca. Un ragno, un qualcosa. Ok, si mi riesce a spostare, a far spostare. Ah, sono lì vicino. Ah, ah. Ecco. Dai, dai. Oh mio Dio, ho visto tutto. Una creatura della notte spawnata. Capito, però muore. Mi picchia tutto, mi picchiano tutti. Aio, aio, mi sono salvato. Posso farmi una spada in ferro. Mi sono salvato. Però, ehi. No, sono morto. Come sei morto? Ulisse, vuoi aiutarmi? Sei inutile. No, a me va bene che tu vai lì. Oddio, ma sai che c'è un casino di gente lì. Come facciamo ad entrare? Ma perché no, non ti vedo? Gara, abbiamo un problema. Io non posso arrivare fino a lì. Di dove? Oddio, aia, mi picchia. Aspetta, c'è un coso che mi picchia, mi fa un male tremendo. Allora, aspettate ragazzi. Mi sono salvato. Usiamo il metodo Ulisse per scappare. Cosa? Mi sono salvato. Ti sei salvato? Sì, ma io devo passare comunque. Ma tu sei lì. Ok, vai, Esi. Sto andando nel portale, sto entrando. Sono lì. Oh merda, no, c'è troppa gente, c'è troppa gente. Oh merda. Ma ti droghi, Ulisse? Io sto, sono a casa. Aia, creatura della notte, creatura della notte, creatura della notte, creatura della notte. Perché la creatura della notte vuole uccidermi? Allora, facciamo così. Anche io sono una creatura della notte. Io ti aspetto qui, vediamo un po' se muori, Isengard, va a cagare. Io devo riuscire ad uscire da quel posto. Però il problema è che come diamine ci arrivo a casa? Non lo so. Optiamo per la soluzione più semplice di tutto. Facciamoci una crafting table. Ti teleporti? Facciamo un albero. Ah no, niente albero. Facciamo una spada. Ma... ok. Perfetto. Okay. Ma... è una spada. Perfetto, ma la smetti di drogarti, Ulisse? No, allora, Isengard, mi fai da scudo umano? No. Tu gentilmente. Ma che cagare, Isengard, io sto chiedendo di salvare nostra... Oh! Scegliere. Porca zozza! Cos'è sto coso? Non ne ho la mia idea, però è una cosa brutta sicuramente. Però se uccide te va benissimo. Se non ti sbrighi io lo chiudo sto portale, Eh no, io devo forza di entrare, Isengard, aspetta. Sto cercando sono di morto. Uscire in qualche modo. Come sei morto? Sono morto. A casa? Sì, a casa. Ma come diamine fai a morire a casa, scusami? Non lo so, ho perso tutto, non c'è. Ragazzi, potrei un po' laggare, però sto scaricando un GTA 5. Vein miner di merda, sono ritardato. Oh, è morto, adesso me lo rivedo qua. Dov'è Ulisse? Sono ritardato, niente, sono morto. Non ti vedo. Allora. Ciao Ulisse. Ciao, ti piace la casa rosa? Perché dobbiamo fare i froci ogni giorno? Perché? Smettila. Allora, abbiamo un problema. Io ho tratto la glowstone, però sono morto con la stessa. Quindi io... un po' di carne. Io non c'ho un cazzo, tieni. Mi servirebbe tipo qualche arma. Allora ragazzi, sto laggando perché io laggo e sono un laggomane e mi piace laggare. Ah sì, abbiamo del ferro, abbiamo e lo sto cuocendo, lo sto cuocendo. No, guarda, possiamo usare addirittura questa roba. Allora, Isengard, tu non preoccuparti, lascia fare a me. Io posso farcela se voglio. Eccala. Se tu la vuoi, tu lo sarai una di noi. Quando Ulisse dice fidati di me, c'è un tizio dietro brutto! C'è un tizio dietro brutto! Accendilo! Chi diamine è? Belz. Non è Belz. È Belz. Ma chi è? Non lo so. Tu dovresti conoscere le cose brutte e strane, Isengard. Tu mi chiederai il perché? Perché tu sei una cosa brutta e strana. Oh, ho trovato una mia testa, la metto lì. Ah, un'altra tua testa. Allora, io devo entrare nel Nether, devo entrare. Sai perché? Prego. Perché c'è la mia roba lì dentro. Sì, ma come diamine faccio a non morire? Che ne so io? Qual è il problema? Aspetta, allora, ci provo. Aia, ok, aia. Mantine di merda, mantine di merda. Ulisse! Ulisse! Mi odio! Mannaggia, Ulisse, è il Nether aperto. Ok, allora. Ho tipo pochi cuori, ma devo trovare la mia morte. La mia morte è dall'altra parte. Non ce l'ho fatta. Oddio, mi sta sparando. Abbacchettate, oh, abbacchettate. Merda, che c'è qui dentro. Sigar, c'è troppa gente. Ulisse, a me mi stanno ammazzando dentro casa. Che devo dire? Ci hanno detto comunque.
Isengard, chiudi quel portale di merda. Oh, porca zozza. Chiudi, visto che non c'abbiamo più lo spawn. Isengard, chiudi. E come lo chiudi? Ho un'idea. Ci hanno detto nei commenti: ehi Ulisse, guarda che puoi farti Sid. Ok, è giusto. Ci sono tipo i Sid di Glowstone, che comunque sono belli. Il problema è che i Sid di Glowstone si fanno probabilmente con la Glowstone. E quindi? Molto probabilmente. E quindi non possiamo farci comunque niente. Quindi fate sega voi che dite siete preso il re. Eh sì, ciao. Devo fare un casino di roba da fare. Abbiamo un micio. Ma io non ci sto capendo. Dove potremmo trovare della Glowstone? Bella domanda, ragazzi. Dove potremmo trovare della Glowstone? Non la potremmo mai trovare. Allora, abbiamo un piccolo problema, Isengard. Davvero? Uno tanti solo? Piccoli problemi. Uno. Perché tu sei nella mia serie? Perché mi ci hai voluto tu. Ah. Ok, ho fatto un errore quel giorno. Va bene, a parte questo. Allora, c'è la transmutation table. Se riusciamo a fare quella, siamo a posto. Tu stai cuocendo del ferro, vero? Bravo, sì. Isengard, bravo. Tu cuoci il ferro, cuoci. Allora, voglio farmi soprattutto non una motore in ferro perché sarebbe... No, ho perso uno stack di quarzo. Sono ritardato. LOL. Esinga, ho perso uno stack di quarzo, ti rendi conto? Davvero? E quale coraggio. Ma sì. Scusa Ulisse, ma ti posso fare una domanda stupida? Dimmi. Ma noi andavamo a fare una Tinker una volta? No, in teoria sì, se viene prima la Glowstone. Perché se facciamo la Glowstone possiamo andare avanti. Tu non preoccuparti, fidati di me. Eccola, l'hai detto. Non lo fa. Allora, no, non fidarti di me. Portigliella scappa. Quando lo dici, un'altra testa. Oh, ma non starò a morire un po' troppe volte. Mi serve un altro muro, Ulisse. Ma sto morendo, io non prendo male le mie teste, fai tu. Io sono l'uomo dalle mille teste. Siamo uno stack di cobblestone. E ho un'idea. Ho una piccola idea per poter sopravvivere nel Nether. Guarda Ulisse, sì. Ulisse, guarda cosa ho. Guarda che cosa c'ho, guarda Ulisse. Aspetta, aspetta Ulisse. Ulisse, aspetta. Sto morendo, dimmi. Chi è? Eh sì, ma a me che mi serve? Che ne so? La glowstone. Serve la glowstone. E facciamo la glowstone, vediamo un po'. Dice essenza di glowstone. Grazie al cavolo, direi. Dove la troviamo l'essenza di glowstone? Tanto l'hai chiuso così, l'hai chiuso. Oddio, c'è qualcuno, Isengard. Ma perché gli devi rompere le palle? Perché lui sta rompendo le palle a noi. Cioè, voglio dire, è casa nostra, noi dobbiamo stare a casa nostra e lui deve andare a casa sua. Non funziona così la democrazia. Allora, io ci provo. Devo andare a trovare quella glowstone. Se riesco a trovare quella glowstone, non posso tornare a casa. Devo fare un portale accanto al portale. Cioè, un portale, una cosa sicura. Portale accanto al portale? Accanto al portale? Sai come proteggere una casa, un qualcosa del genere, tipo messo bene? Non lo so, ma qui è pieno. Oddio, di gente strana. Ma che cristo di gente c'è? Aia, no, devo scendere. Aia, ok. Allora, aia, ok. Piano. Sì, vabbè, però qua, Oh. Dovrebbe esserci la mia glowstone lì. Perfetto. Oddio. Dove è Cristo? Oh, lasciami. No. Guarda, c'è un tizio dentro casa. Guarda, mi sta picciando, Isengard. Dov'è? È scomparso, sì. Salve. Allora, parliamone molto da amici crudeli. Chi Cristo sei? Isengard, mi ha appena ucciso. Aia. Isengard, c'è troppa gente, Isengard. Lo dici a me? Allora, ragazzi, cambiamo idea. Andiamo a farci la Glowstone. Andiamo a farci, scusate, la Tinker. Ma io non ci credo. Mi ha picchiato. Isengard, mi sta picchiando. Oh, guarda, c'è una testa di Ulisse. Sei morto. Oh, calmiamoci, Father. Father, calmati. Isengard! Che c'è? Non vedo niente. È perché è invisibile lo stronzo. Dovrebbe essere qui in alto. Eccolo. Chi sto picchiando? Non vedo niente. Non lo so, Ulisse! Dov'è? Basta. È tipo... Oddio, qua sta nell'angolo. Stava nell'angolo. Ma io. Aspetti, hai fregato tutta la mia roba. Ecco. Stava qua un tempo. Dove è andato, stronzo? Sta qua. Ragazzi, Ulisse, di qua. Ulisse. Ma possiamo perdere tempo picchiando un cazzo di coso? Dobbiamo ucciderlo. È casa nostra. Lui deve uscire a casa nostra. Deve andarsene. Capisci, Isengard? Vabbè, io non sto così tutta la notte qui. È casa nostra. Dov'è? È qui. È
è qui nell'angolo. Lo sto picchiando un po', però è morto. È anche label. Mancano 8 HP, dai. 8 HP? No, sono morto. Bello. Edgar, facciamoci una spada, per favore. Io non posso. Io me l'ero fatta di Osium, l'ho ripersa. Esatto, dove sta? Lo vedi? Sì che lo vedo, non di so qua. Dove sta, però non si vede, tipo. Io lo vedo, perché tu non lo vedi? Ah, io non lo vedo. Quanto sei lezzo! Uccidilo. Bravo, Edgar, l'ho ucciso. Allora, Edgar, facciamo così. Facciamo una spada e notte, mi hai detto, Edgar. Però Ulisse, io ti dico che tu per ora sei morto 4 volte. Vabbè, però non lo dici, non lo dire in giro, che poi ripigliano per il culo, dico Ulisse muore. No, ragazzi, in realtà non muoio. Ma Ulisse, questo episodio è abbastanza stupido che non ho fatto nulla, però non preoccupatevi, perché tanto noi faremo qualcosa. Infatti ora usciremo e giorno perfetto. Ah, che bello, non vediamo l'ora. Allora, Edgar, andiamo a trovare un po' di roba che ci serve. Andiamo. Ci servono delle mele. Perché delle mele? Perché ci servono le mele. Però abbiamo trovato tanto delle cherry. Possiamo farci qualcosa di buono con le cherry, vero Edgar? Vero Edgar, vero? No, ti sto cagando, non mi fido più di te. Come ti fidi prima? Sei una persona altamente orrenda. Non capisco quale problema abbia. Non mi fido proprio più, proprio zero, bro. Di me, non ti fidi di me. Non ti fidi del possente Ulisse che conosce il modo di Minecraft come nessuno. Il potente Ulisse. Subito pink! Mi trolla! Guardiamo come vuole. È una cosa orrenda. Sì, stavo presso ucciso dai pink, lascia stare. Ok, allora abbiamo un po' di clay. Allora, e io non devo scaricare GTA 5 quando sto registrando. È una prossima idea. Recupera. Sì, che cosa? Un bel po' di gravel. C'è una gravel a proposito? Sì, che dobbiamo avere la gravel. Abbiamo comprato un sacco di recuperato. Ma Ulisse, perché tu a me mi sparisci? Dove sei? A me mi sparisci, Edgar italiano. A me mi Mettila. Si può dire adesso, l'ha detto lo Stato. Sì, avventura sì, però come l'ha detto lo Stato? Senti, io recupero un po' di cibo perché tu te lo sei mangiato tutto. Esatto, no, io te lo porto un po' di cibo se vuoi, eh. Non è che mo mi insulti perché non ti do il cibo, cioè, oh. Va bene, non mi attacca il Macab, that bug. Ma Acab, allora, Edgar, ho tutto necessario, possiamo tornare? Davvero? Infatti sto tornando da te, sto tornando. Il vero problema è che ho tutto necessario, perfetto. Possiamo, se cercate fare così, gravel, sand, più clay mi darà growth. Però non so se bastano. No, vuoi fare la tinker, dici? Tinker. Mm-hmm. Sì, mi servirà, aspetta, mi servirà ancora altra clay, se riesco a trovarla. Hai un po' di tempo. Poi abbiamo anche del sale, che bello, Edgar. Vuoi un po' di sale? La vita è più salata. Sì, se mangi valsoia. Quello non è gelato. Ulisse, ma dimmi la verità, a te Romix ha fatto male? Non lo so, può darsi. Non so bene come poter spiegare la mia esperienza a Romix. È stata un'esperienza molto frocia per tanti aspetti abbastanza crudeli che scoprirete presto sul mio canale. E il resto, è andata bene. Oh, sto arrivando, Edgar. Dove? Da quale parte? Da casa. Da quale parte? Io ho un piccone. Oddio, hai paura di usarlo? O no? Sì, ho paura. Ah, ok. Ma è impossibile dare il Nether Chest se muore troppo, cacchio. Ma normale, non abbiamo armi, Edgar. Siamo nabbi, non possiamo. Perché hai usato la wool come casa, come ingresso di casa? Perché hai problemi? Perché è bella. Allora, ragazzi, noi metteremo a cuocere questa Groot in modo molto figo e altamente gaio. Ok? E vi saluterei per questo video, perché noi ci vediamo poi nel prossimo. Quindi, signor Edgar, se lei vuole donarmi un po' di così, un po' di coal, grazie. Io potrei anche salutarla e dirgli che ho fame. Ragazzi, ho 4 teste, lui ne ha 30 milioni. Edgar, grazie Edgar. Tu sì che sei bravo, prego, a fare il cibo. Prego. Ok. No, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ricordate, lasciate un bel like, datevi sotto la pagina di Facebook, la pagina di Fragger, il profilo di Instagram. E iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Se siete nuovi, benvenuti. Esiga, un capellino bello che lo voglio anch'io, dammelo. No, anche è mio, anche ciao. Il canale di Esiga se volete iscrivervi, ma cioè, anche non lo farei, però. Boh, a voi la scelta. Ciao ragazzi. Ciao.